Ciao ragazzi, mi vedete in assetto natalizio perché vi presenterò un drink di Natale. Un drink che è ottimo da servire nei nostri cocktail bar o anche ristoranti, perché no, durante il periodo natalizio. Chiaramente questo Natale sarà un po' particolare perché purtroppo cocktail bar e ristoranti sono chiusi e quindi questo drink ce lo dovremo preparare a casa. Sarà anche abbastanza alcolico, quindi ci tirerà su di morale in questo Natale un pochino solitario. Il drink che vi presenterò è il Tom e Jerry. Un drink che appare per la prima volta nella sua ricetta sul libro di Jerry Thomas del 1862 e per questo motivo si pensa che fosse il suo, anche perché lui in più di un'occasione ha dichiarato appunto di essere l'inventore di questa ricetta. In realtà questo non è vero, come spiegherò nell'articolo che vi consiglio poi di leggere, che è l'articolo che ho scritto, che trovate qua in descrizione, l'articolo che ho scritto sul mio blog, perché ci sono delle tracce che vanno a datare il Tom e Jerry addirittura prima della nascita di Jerry Thomas. Prima di cominciare mi presento, sono Giovanni Ceccarelli, ho un blog sulla miscelazione, giovanniceccarelli.com. Sono un formatore in Dream Factory, che è una delle scuole per barman più apprezzate e conosciute d'Italia. Mi occupo anche di consulenze per aziende e cocktail bar. Finita la doverosa presentazione, per chi non mi conoscesse, per chi invece mi conosce, sono sempre Giovanni Ceccarelli. Andiamo a preparare questo Tom e Jerry. Il Tom e Jerry concettualmente è molto simile a un eggnog, drink che comunque anch'esso appare nel libro di Jerry Thomas. La differenza è forse alcuni ingredienti, ma strutturalmente rimane un drink a base uovo con delle componenti alcoliche e che viene servito caldo. Dovremo costruire la preparazione del Tom e Jerry in due fasi. C'è la fase di preparazione del batter o comunque di un premix a base uovo, albume e spezie in una prima fase e poi la costruzione del drink in una seconda fase che non sarà nulla di troppo complicato. Iniziamo a costruire questo batter, no? Questa pastella che sarà composta da tuorlo d'uovo, assolutamente da utilizzare pastorizzato, ne ho qui presi 100 grammi. 100 grammi di albume d'uovo pastorizzato, ragazzi mi raccomando pastorizzato perché lo serviremo crudo questo drink, al quale andremo ad aggiungere 100 grammi di zucchero. Nella ricetta che prima appare sul testo di Jerry Thomas, all'interno di questa preparazione venivano aggiunte anche delle spezie, in particolare chiodi di garofano, pepe garofanato o pimento e cannella. Dovrebbero essere completamente polverizzate e poi miscelate in questo premix. Io non vado a fare questa operazione perché non voglio queste polverine, percepire queste polverine poi all'interno del drink e anche perché vanno a rendere il composto meno schiumoso, perché una parte importante di questo composto sarà appunto quello di andare a renderlo schiumoso con l'albume. Quindi questi tre ingredienti non li andiamo a utilizzare in questa fase, ma li andremo a utilizzare in fase di costruzione del drink sotto forma di una particolare ricettazione del pimento dram. E vi spiegherò dopo che cos'è. Quindi questi tre ingredienti ci saranno, ma abbiamo ingegnerizzato un pochino la ricetta. Quindi abbiamo sfruttato il sapore che ci serviva, ma siamo andati a mettere all'interno del drink in maniera molto molto più intelligente. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a sciogliere 100 grammi di zucchero in grani all'interno dei 100 grammi di tuorlo d'uovo pastorizzato, quindi pesiamo 100 grammi di zucchero mi aiuto sempre con una frusta elettrica. Qui ragazzi la possibilità di fare un casino, di sporcare tutto è molto molto elevata, quindi usate una ciotola abbastanza capiente, qui sono 100 grammi di tuorlo, se ne mettete di più cercate delle ciotole magari più grandi. E partiamo al minimo e andiamo a sciogliere lo zucchero. Lo zucchero deve sciogliersi completamente, quindi prendetevi un po' di tempo per fare questa operazione, non abbiate fretta. Una volta sciolto lo zucchero e ottenuto un composto anche abbastanza
schiumoso. Se volete, questa è una cosa opzionale, potete andare ad aggiungere un pochino di burro. Il burro andrà a dare un po' di componente grassa a questo drink. Fatelo ammorbidire bene. Io metto per 100 grammi di tuorlo una trentina di grammi di burro, che si è ammorbito leggermente. Vado a rompere in pezzettini e a versare all'interno, e poi continueremo la nostra lavorazione finché si sarà tutto amalgamato. Ribadisco, il burro è opzionale, però utilizzare il burro nei drink non è una novità. Pensate per esempio al Gardenia Mix, famosa preparazione homemade di Don De Beachcomber, oppure anche a tutti gli hot buttered, quindi tutti i drink caldi che contengono all'interno un po' di burro. Insomma, non è una novità. Continuiamo a lavorare finché anche il burro non si sarà completamente amalgamato. Una volta che avete ottenuto un composto liscio, amalgamato con lo zucchero e il burro perfettamente sciolti, sciacquiamo le fruste e dobbiamo andare a montare l'albume d'uovo. Per montare l'albume d'uovo utilizziamo sempre la nostra frusta, 100 g di albume d'uovo. Io sono solito pesare le cose, non dare delle quantità, magari 2, 3, 4 uova, anche perché in questo caso dovete assolutamente utilizzare dell'albume d'uovo, come il tuorlo d'uovo pastorizzato, che ormai si trova praticamente ovunque. C'è una credenza sbagliata in cucina e in pasticceria, che è quella che per montare l'albume d'uovo in maniera corretta bisogna aggiungere del sale. Questo è un errore, perché il sale riduce la stabilità dell'albume. Bisogna utilizzare una componente invece con un pH acido, quindi per esempio del succo di limone. Se guardate il libro di Jerry Thomas, trovate che lui utilizza il cremor tartaro e dice di utilizzarlo per evitare che lo zucchero vada a precipitare. Ragazzi, ricordatevi che il libro di Jerry Thomas è stato scritto a metà del 1800, quindi gli aspetti scientifici che sono presenti in quel libro non sono attendibili. Siamo, non dico scientificamente alla preistoria, però non sono attendibili. Il libro di Jerry Thomas va visto magari da un punto di vista storico, per l'interesse storico di alcune ricette, per capire come sono evolute, perché chiaramente è il primo testo con delle ricette scritte per bartender, ma non prendetelo come la verità scientifica. Anche il modo in cui descrive come fare lo sciroppo di zucchero è quantomeno agli occhi di oggi agghiacciante. Chiaramente figlio del suo tempo, quindi non era colpa sua, ma quello che si sapeva in quel periodo. Quindi andiamo ad aggiungere un mezzo bar spoon, un bar spoon, qualche millilitro di succo di limone, se non avete il cremor tartaro, va benissimo lo stesso. Quindi aggiungiamo un pochino di succo di limone, anche qui senza esagerare, un mezzo bar spoon, un bar spoon basta, e andiamo a montare fino a neve ferma, quindi finché non fa i ciuffi. Prima partiamo a velocità bassa e poi aumentiamo via via la velocità. Ricordatevi che l'albume può arrivare a montare anche 8 volte il volume di partenza, quindi munitevi di una ciotola abbastanza grande. Ok, abbiamo montato l'albume a neve ferma. Sciacquiamo come sempre le nostre fruste. Montato l'albume a neve ferma e sciolto lo zucchero e il burro all'interno del tuorlo, dobbiamo andare a miscelare i due composti. Quindi prendiamo un po' di albume e con una leccapentole, molto gradualmente, cercando di non andare a smontare il meno possibile l'albume, andiamo a amalgamare il tutto. Quindi partiamo con un pochino e aggiungiamo via via l'albume. È importante, chiaramente, ragazzi, montare i due composti separatamente, altrimenti l'albume non monta in presenza di tutti i grassi del tuorlo e del burro. E andiamo a creare questo composto molto molto schiumoso e chiaramente voluminoso. Una volta che avete amalgamato il composto, chiudiamo con la pellicola e riponiamo in frigo fino al momento in cui non dovremo andare a servire il Tom & Jerry.
E ora di preparare il Tom e Jerry. Per preparare il Tom e Jerry ci serve una tazza con manico con capienza circa 300 ml, 350, poi dipende sempre dalle proporzioni che volete seguire. La prima cosa da fare, a differenza dei drink freddi, è andare a scaldare la tazza. Ci versate dell'acqua calda, oppure la mettete in microonde con dell'acqua calda e la fate girare un po' e scaldiamo leggermente la tazza prima. Durante la preparazione del butter, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. In molte ricette che trovate sul web, ma anche sullo stesso libro di Jerry Thomas, si legge che all'interno del butter era presente una parte alcolica, generalmente un rum o altro distillato. E probabilmente la mettevano dentro per prolungare la shelf life di questo prodotto. Però, ragazzi, ricordatevi una cosa: l'alcol che andate a mettere è molto poco, quindi non serve molto a prolungare la shelf life. Però potrebbe essere in quantità sufficiente da favorire la rottura della schiuma dell'albume. Quindi in questo caso vi consiglio di non andarlo ad addizionare, perché tanto questo prodotto, nonostante fatto con dell'albume pastorizzato, eccetera, lo dovete conservare al massimo un paio di giorni in frigo, ok? Quindi mettere quella quantità di alcol non ha effettivamente chissà quale vantaggio di allungare di chissà quanto la shelf life di questo prodotto. Quindi tazza calda, tiriamo via l'acqua calda e andiamo a preparare il Tom e Jerry. Andiamo ad aggiungere 40 millilitri di brandy. Che andremo a tagliare con un po' di rum. Il rum era presente in molte ricette del Tom e Jerry. In questo caso noi cogliamo due piccioni con una fava. Utilizzeremo un rum dark giamaicano che siamo andati ad aromatizzare con le spezie che non abbiamo prima messo all'interno del batter. In questo modo abbiamo il rum ma anche l'aroma e non avremo tutte quelle polverine, quelle particelle che possono rompere le scatole durante la bevuta, ma anche per la stabilità del composto. Di questo ne andiamo a mettere 20 ml. Per ottenere questo pimento drum, io sono andato a aromatizzare mezzo litro di Meyers, quindi un rum dark giamaicano, con 4 g di cannella, 4 g di chiodi di garofano e 4 g di pimento. Non lo sono andato a zuccherare, se volete potete anche andarlo a zuccherare leggermente se l'equilibrio del vostro drink vi piace un pochino più dolce, oppure potete aggiungere direttamente un po' di sciroppo di zucchero qua dentro, a vostra assoluta discrezione, anzi se preferite le cose un po' più corpose, un po' più morbide, fatelo pure. È un pimento drum molto carico da un punto di vista aromatico, soprattutto perché ne andiamo a utilizzare una piccolissima quantità. Andiamo ad aggiungere adesso un bel cucchiaio di butter, ne rimane sempre un po' attaccato, quindi in realtà fate la cosa in due passaggi. Ok? E a questo punto andate a colmare il bicchiere con del latte caldo. Io questo latte lo scaldo fino circa a 70-75 gradi centigradi, vado poi leggermente a miscelare e a colmare il bicchiere. Vedete come il drink rimane schiumoso. Nel libro di Jerry Thomas utilizzavano acqua, io preferisco invece andarlo a colmare con del latte. Miscelate bene il composto, amalgamate il tutto, deve rimanere questa bella schiuma in superficie, questo ce lo assaggiamo come test. E per finire, qui ci vuole noce moscata, andiamo a grattugiare un po' di noce moscata in superficie che dà questa sensazione natalizia. Se volete potete decorare con un po' di cannella dell'arancia stellato, ma secondo me è perfetto così. E questo è un Tom e Jerry alla vostra salute. Buonissimo, caldo, corroborante, non troppo alcolico. Spero vi piaccia. Preparatelo. Una volta che l'avete preparato, magari postatelo su Instagram, fate una storia, taggatemi, il mio nick è @giovanni.ceccarelli che vi ricondivido. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad andare sul mio blog giovanniceccarelli.com e di iscrivervi all'area riservata Cocktail Engineering Pro. L'area riservata è uno spazio per professionisti dove trovate tante ricette di twist, approfondimenti sugli ingredienti e sulle materie prime, sulle tecniche e sulle preparazioni homemade. Buon Natale e ci vediamo al prossimo video!